Enoteca regionale siciliana, Sicilia orientale. Io resto a casa perché andrà tutto bene. Stasera partiamo con una carrellata un po' diversa, non parleremo di vere e proprie scorci, cantine, prodotti, eccetera. Facciamo un break, parliamo di enoturismo, parliamo di turismo del vino e poi magari concludiamo con una degustazione. Direi che questo come pacchetto iniziale di una nuova serie è veramente qualcosa di avvincente. Enoturismo, turismo del vino, è quello che dico anche ai miei ragazzi a scuola. Il turismo sta cambiando, diversi anni sono già che galoppa ad un'ennesima potenza e galoppa a cifre doppie. Questo sta a significare che il turista, quando arriva in Sicilia, ma in Italia in genere, vuole almeno un giorno di quelli stabiliti, se un fine settimana, 3, 4, 7 giorni, eccetera, vuole almeno un giorno degustare del vino, conoscere una cantina, sapere di territorio. Poi va a visitare naturalmente, poi compra, degusta, vive e conosce tutto un ambiente, quindi conosce un altro aspetto di un'isola, un altro aspetto del nostro vulcano Etna che ci controlla ed è orgoglioso di noi a tutto tondo intorno quando si lavora, quando tutto va bene, perché andrà tutto bene. Noi stiamo preparando un sistema vino attorno al vulcano, intorno a tutta l'isola di Sicilia, ma è tutto il movimento turismo del vino, le associazioni che si muovono su questo, le cantine che giorno dopo giorno, anno dopo anno investono, creano itinerari interni ed esterni per far sì che tutto un sistema sia veramente un pacchetto interessante per il consumatore finale. Consumatore che è incuriosito, consumatore che non solo ne visita una, la seconda, ma addirittura arriva fino a tre in una sola giornata. Orgoglioso veramente di poter condurre questo tipologia di lavoro, non solo raccontando a coloro i quali seguono questo itinerario il vino, i circuiti del vino, le degustazioni, i progetti, le famiglie, le cantine. Tutto questo fa progetto vino, si chiama enoturismo, il turismo del vino. Seconda annata di grande impennata, l'anno scorso si parlava di un 30%, quest'anno era una proiezione sul 40%. Noi riusciamo di salvare ancora qualcosa, non stiamo mollando perché noi siamo italiani, siamo siciliani, siamo dell'Etna, non molleremo mai. E adesso, dopo aver parlato con qualche notizia di enoturismo, ma di tanto in tanto adesso nelle prossime trasmissioni affonderemo un po' tutti quelli che sono gli argomenti, concludiamo questo momento di pillola con un vino. Qui alle mie spalle ho preparato un vino rosso dell'Etna che ho preso con la mia mano sinistra e l'ho appoggiato su tre dita, pollice, indice e medio della mano destra. Chiudiamo naturalmente col pollice indice la parte sommitale e mettiamo il terzo dito sotto. Questa è l'importanza di una impugnatura del bicchiere quando dobbiamo degustare un vino. Abbiamo tre fasi nella degustazione fondamentalmente, questo è un Etna Rosso DOC. Abbiamo tre fasi, la prima è quella visiva, quindi abbiamo la trasparenza di un vino, facciamo una controluce, vediamo che non è torbido, vediamo che è un rosso rubino tendente all'amarando, quindi dobbiamo capire se ha fatto barrica, dobbiamo capire se è un cerasolo, magari sarà un frappato, invece un Etna, quindi avrà fatto sicuramente barrica, avrà fatto sicuramente barrica. Nello stesso tempo abbiamo già visto che in assenza di bollicine, in assenza di galleggianti, all'occhio è sincero. Seconda fase, il naso, quindi olfattiva. Lato destro e lato sinistro, perché il buon Dio ci ha dato la possibilità, uomini, donne, insieme, anche durante la giornata, di cambiare lato, quindi di avere una, come dire, un circuito nasale differenziabile e differenziato in modo che, dipende dalla giornata, potremmo sentire più dal lato destro o dal lato sinistro. Statisticamente gli uomini sentono più dal lato destro e quindi le donne anche dal lato sinistro. Eccola qua una delle differenze, e magari fossero solo queste, ma ormai anche le donne, soprattutto le donne, sono veramente dei cavalli di razza che hanno veramente intrapreso questa linea, soprattutto enogastronomica. Ma
marketing e comunicazione. Ne abbiamo parlato già a proposito di etichette, qui poi parleremo dei prossimi soci nei prossimi giorni. Cosa aggiorniamo? Cosa aggiungiamo? L'occhio, facciamo un po' una ossigenazione, non facciamo subito l'attornazione del vino all'interno del bicchiere, perché gli odori primari, gli odori secondari arrivano subito, appena noi abbiamo fatto la mescita. Era proprio un lambo e stampo, poco prima del play ho aperto la bottiglia. Dunque, adesso lo ossigeniamo e il vino, come appena sveglio la mattina, inizia a toccare l'aria, quindi incomincia ad essere a rischio, perché l'aria è un elemento negativo per il vino. Ci siamo? Per cui in questo contesto noi rimettiamo il naso dentro, naturalmente frutti rossi, fiori rossi e una sorta di goutron, dicono i francesi, asfalto bagnato. Nello stesso tempo abbiamo visto che viene a formarsi gli archetti, sono quegli piccoli archetti che contornano il bicchiere all'interno. Quello sta a identificare quanta importanza c'è di glicerina nel vino, e quindi la glicerina è elemento importante per la lunga conservazione, oltre naturalmente agli antociani, quindi i tannini, che sono gli elementi che colorano il vino di rosso, che stanno tra la buccia e la buccia quando la si piglia in maniera molto forte, e l'acino all'interno del chicco. Questo noi vediamo che scendono lentamente. Adesso ci riprovo perché mi sono lasciato andare perdere con le parole. Eccoli qua gli archetti. Scendono tutti lentamente, quasi alla pari, quindi tutto è in regola. Attenzione, se scendono ancora più lentamente sappiamo che non è un vino rosso o un vino bianco, è un vino dolce, perché fa più attrito, c'è lo zucchero, no? Quindi fa più attrito alla parete. Gli archetti li hanno fatti, quindi al momento è tutto regolare. Terza fase è quella che voglio fare per gli auguri di questo brindisi in diretta con voi, anzi, se è nel modo più tenero, nel modo più sgargiante, molto assolato, molto caldo e molto ricco e pieno dei progetti che abbiamo lasciato momentaneamente, che riprenderemo prima o poi, perché andrà tutto benissimo. Salute. Tannini, morbidi, acidità, succulenza, questi sono i primi tre sentimenti che trovo all'interno di questo vino. Naturalmente c'è una gradazione alcolica, 12,50 la media dei vini DOC dell'Etna, ed è un vino che si lascia veramente assaporare, molto lungo in bocca, mentre ancora sto parlando continuo a salivare, la saliva è un elemento importante. E poi c'è anche la pulizia del caporale, che adesso farò come seconda degustazione, per poter ancora una volta capire la presenza leggera di legno. Tendenzialmente sull'Etna non si fa barrica, non si fanno botti grandi, però c'è una fetta di mercato mondiale che lo richiede, per cui viene fatto. Questo perché? Perché sull'Etna in Sicilia pensiamo più a custodire il territorio, non manca nulla, e abbiamo sicuramente dei valori importanti: caldo, sole, ventilazione, terreno, impollinazione, tutto questo. Se ci mettiamo addosso anche il legno, assolutamente verrà coperto. Quindi without, senza questo legno, abbiamo sicuramente il vero calore di un Etna pulsante, il vero calore di un terreno, di un territorio che non aspetta altro che vivere e condividere con voi un brindisi. Ancora un'altra degustazione. Bene, vedete, ho fatto un verganismo, ahimè. In amore e in degustazione tutto è possibile, tutto è necessario soprattutto. Quindi cosa ho fatto? Ho pulito il mio caporale, sento i tannini morbidi che man mano si appiattiscono sempre di più. E ancora succulenza, è un vino che rappresenta veramente il nostro territorio, un vino che andava in questo momento, anche perché si chiama Trinacria, il progetto che abbiamo presentato qualche giorno fa. Trinacria, non Trinagria, ce la ricordo, è un progetto del territorio, per il territorio, per tutto il nostro pubblico che ci vede, e di questo vi ringrazio a nome di Enoteca Regionale. Grazie ancora per questa prima puntata dedicata all'enoturismo e alla degustazione. Prima o poi ci rivedremo, probabilmente anche nei prossimi giorni, con i vini bianchi, i vini spumanti e quant'altro. Non perdiamoci di gusto, andrà tutto bene, ma soprattutto, ragazzi,
restiamo in casa. Restiamo a casa perché stiamo migliorando e non possiamo perdere nessun treno e che non sia quello del gusto.